Sì, era magari penso che sì, la partita è la più importante nella mia carriera. Ma poi, guarda, Dio ti fa vedere che siamo niente noi. Ero contento, sai, subito ho detto, ok, ho 6 mesi per imparare tante cose. Primo mese e mezzo, quasi 2 mesi, potevo fare niente perché avevo stampelle e non potevo muovere. Ho passato buon tempo con mia famiglia, ecco perché per me è passato veloce. Quando ami qualcosa, non puoi toccarlo, non puoi farlo durante qualche mese. Quando ritorni vuoi dimostrare tanto. Ho lavorato tanto, tantissimo per aiutare la squadra. Ma alla fine, le cose anche brutte passano. Buongiorno, sono svegliato 30 minuti fa e andiamo in moschea a pregare. Guarda che ieri ho messo un po' di tempo a dormire con l'adrenalina, pensavo alla partita di oggi. Sì, ho dormito tardi, mezzanotte penso. Stasera una vittoria così top, giornata perfetta. Nuovo giocatore dal Milan, nuovo acquisto. La sveglia un po'. Non mangio tantissimo a pranzo, dipende, o qualche volta mangio tantissimo a pranzo, poi abbiamo anche una merenda, mangio quasi niente, o non mangio troppo a pranzo, mangio bene alla merenda, prendo carboidrati, pasta, così ce l'hai ancora, sai, ti dà energia per la partita. Oggi per esempio ho commesso che non vado a giocare tanto, non vado a mangiare troppo, non ho bisogno di... ho bisogno di energia, ma comunque a non mangiare carboidrati, poi prima la partita magari una banana, datteria, spogliatoio, sempre io mangio, mi piace tantissimo datteri. Ci siamo. Mi piace quando piove, perché anche giocare perché la palla va molto veloce, guanti sempre. Guanti, comunque mettiamo anche la termica oggi perché fa freddo un po', ma guanti sempre. Oggi fino alle 10 abbiamo la colazione, poi alle 12 abbiamo un stretching facoltativo, poi alle 12:30 abbiamo una riunione, alle 12:45 si mangia, pranzo, poi merenda alle 5:30, 17:30, poi alle 7:05 partenza per lo stadio. Poi alle 7:15 arriviamo e alle 8:45 Adrenalina. comincia anche prima. Quando partiamo per il stadio già c'è l'adrenalina, ora sono un po' concentrato, comincio a essere concentrato sulla partita. Dai, siamo arrivati raga, andiamo all'albergo, tutta la giornata. Poi ci vediamo dopo. Grazie, grazie mille. Però dietro di me. Oh, così.
dai. Commento del ritorno. Ciao, ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti. Dopo 6 mesi e 23 giorni siamo tornati più o meno nelle tempi, siamo nel tempo e sono molto molto felice, molto orgoglioso di essere tornato nel mio stadio e con una vittoria, quindi è ancora più bello. Ma vi aspettate per dare tutto e per vincere. Ciao raga, un abbraccio. Forza Milan sempre.